Le uniformi che hanno segnato 200 anni di storia dell'Arma dei Carabinieri in mostra a Cavallino. Dal 6 al 10 novembre la Civica Amministrazione ha allestito nelle sale dell'ex convento dei Domenicani la mostra Divise storiche dell'Arma dei Carabinieri, iniziativa voluta per celebrare 20 anni dall'istituzione della locale stazione Carabinieri e per esprimere a tutti i suoi militari la propria gratitudine per l'encomiabile attività svolta in questi 4 lustri in favore della comunità. Il taglio del nastro della mostra è fissato per domani alle 17:30 alla presenza del sindaco della città di Cavallino Michele Lombardi, dell'assessore alla cultura Gaetano Gorgoni, del comandante della stazione Carabinieri di Cavallino Riccardo De Bellis e delle autorità militari. 50 i pezzi in esposizione provenienti dall'undicesimo battaglione Puglia di Bari, comandato dal tenente colonnello Giuseppe Sportelli, dove la mostra è curata dal maggiore Michele Miulli. Alcuni pezzi in esposizione sono di proprietà dei collezionisti Paolo ed Emanuele Caradonna Moscatelli. A completare la mostra sono poi centinaia di cartoline d'epoca e di lettere dal fronte in originale di proprietà di Vito Ronzo Pastore, collezionista e scrittore. Tra le divise in mostra la rara uniforme da guerra grigio-verde dei Reali Carabinieri del 1909, la grande uniforme storica da maggiore di epoca umbertina e l'uniforme usata per la missione antica a Babilonia in Iraq. In mostra anche le opere degli artisti Roberto e Dario Chiavarini, Michela Sepe, Giuseppe Pace Potenzieri, Gabriele Iagnocco e Maria Pia Di Stefano.